Salve a tutti i bubbafolorini ed eccoci qui in questo nuovo episodiozzo. Andiamo avanti e vediamo il prossimo livellozzo. Quale sarà? Sicuramente quello che vedo di qui, vero? Ebbene sì, palude nebbiosa, già che c'ero ed è ancora un po' pressino, ho detto ma perché non registrare un altro episodiozzo già che ho tempo e soprattutto ho voglia di registrare? In realtà io ho sempre voglia di registrare per il canale, solo che a volte proprio tempo zero, ragazzi, perché avete visto che ero anche più attiva. Gallinella. Oh. Oh, che bastardo. Bene, si era anche andata a cacciare nella gabbiolina, quindi abbiamo preso i primi due scrigni. Scrigni, tesori, gemme, ecco, incominciamo. Oh, ma questi sono gli stessi alberi che sono presenti in Spyro 2, se vi ricordate. Sì, non ricordavo che fossero anche nell'1, sinceramente. Meglio che sto facendo un, diciamo, rewind con la testa e con la memoria, perché per l'appunto... Non lo ricordo bene Spyro 1, l'ho giocato veramente quando ero alle medie, quindi ero davvero piccolina e non lo ricordo più molto bene. Allora, che cos'è questo? È una rana da uccidere o che ci dà la vita? Ah no, sono proprio dei nemici. Ah! Maledetto! Cioè, vi stavo facendo così, carucci. Lo vedo molto caotico questo livello. E dai, Spyro. Vai col tuo soffio. Cioè, immaginate tutto questo in HD, ragazzi. Oh mio Dio. Io lo sto immaginando e lo immagino strepitoso. Fantasticoso. Sicuramente qui dietro devo andare, anche perché sento che c'è, ecco, una vita. Perché si sentono i blink, blink degli occhioni che si aprono e si chiudono. Ci sono anche le parti nascoste qui, che infamitude. Allora, facciamo molto facilmente questi infami, che abbiamo ben capito che basta praticamente dargli un soffio di fuoco ed è fatta. Prima di scendere qui, direi di andare a liberare il nostro caro amico drago, che si chiama Rosco. Ciao, Rosco! Sta attento alle rane d'attacco, sono spietate. Rane d'attacco? E pensare che era una palude così bella. E pensare, però adesso è diventata con la melma non marrone paludosa, ma con la melma del bo. Oh yeah, e non mi fare, please, non mi uccidere. Fermati, Spyro, molto bene. Molto bene. Ok, vedo delle gemme sbriluccicare in lontananza. E adesso planiamo verso quella casina, perché è lì che mi fate capire che... Oh yeah, ragazzi! Bello strike che ho fatto, devo dire la verità. Sto riprendendo un pochettino rispetto alla parte precedente in cui non lo so. Sono stata nabba. Ma gallina, mi devi spiegare una cosa. Perché te ne vai a mettere nella gabbia? Cioè, io ti faccio arrosto col mio soffio. Ma soprattutto non è troppo alto per Spyro qui, boh. No. Basta il trucco, a quanto vedo, ragazzi, è mettermi sempre alla punta e ce la faccio. Allora, mettiamoci da qui. E vabbè, però non è giusto. Veramente non è giusto che mi prendono con quella linguaccia. Voi, non mancare la gemma. Ad ogni modo, proseguiamo e vediamo dove ci porterà questo tunnel. Oh mio Dio. Ma è difficile questa parte, ragazzi. Guardate. Ci sono quelli da incornare.
Più le rane, oh mio Dio ragazzi, veramente oh mio Dio. Difficilotto questo livellozzo, eh? Però c'è una fatina. Questo mi fa prospettare che forse io debba fare qualcosa con un potere. E quindi io, like a banana, sono andata avanti e ho sbagliato tutto. Eppure la fatina mi dice vai giù. Proviamo un attimo ad andare giù. Eppure è veramente tostino questo livello, devo dire la verità. E vabbè, io però ho fatto il fuoco qui e mi si attiva l'altra cassa. Ma mi vuoi trollare, Spyro? Non ti prendere collera che non ti ho calcolato per una settimana. Cioè, non è colpa mia. Ok, andiamo avanti e liberiamo. Ma io su, ci ritorno, vero, ragazzi? Zeke. Grazie per avermi liberato. Di niente, tu sei riassuntivo, caro Drago. Ci sono quelli che sono veramente riassuntivi. Allora... E vabbè, però, anche quello caricato. Sincero. Sì, mi ricordo che eri tu, mi sembra, vero? Il tizio che mi avevi detto che in questo mondo c'era uno dei livelli più difficili. E mi sa che forse... tu intenda questo, credo, perché c'è davvero tutto il possibile in questo livello. Volevi, eh? Ti avevo visto. Dico sì che sono Nabba, però fino a un certo punto. Questo era inevitabile, oppure dovevo proprio fermarmi al momento giusto e... Che poi che stupidaggine, rispetto a un cinghiale è più forte l'incornata di un drago. Cioè, ma mi trollate, mi dovete far sentire una nullità, io non lo so. Ma non c'è un portale per tornare su, scusate. Cioè, io devo fare quella parte. Salvato Bubba. Ti dirò io cosa devi fare a quelle creature. Distruggile, Spiro. Passaci sopra, appiattiscile, schiacciale. Che ne diresti se le caricassi e le passassi alla fiamma? Siamo draghi, no? Questo è molto... è molto guerraiolo, insomma. Sì, solo che dovrebbe esserci un portale per tornare indietro. E poi lì guardate cosa c'è. Allora, cerchiamo di andare su questi cornicioni, infatti, perché vedo delle cose qui. Ci deve essere sempre il modo per tornare indietro. Allora. Vabbè, giustamente è anche giusto che il gioco diventi un po' più difficile sull'andare, cioè, verso la fine, no? Più che normale. Infatti da qui mi sa, ragazzi, che si torna indietro, perché noi ci manca ancora un drago e beh ancora un bel po' di gemme. 386 su 500. È ricco anche di tesori questo. Se c'è stata un attimo di interruzione, per sbaglio ho sbagliato, cioè per sbaglio ho sbagliato, ho sbagliato a premere, motivo per il quale Spyro, motivo per il quale vi troverete tipo un taglio, un attimo, un'interruzione di un secondo, veramente. Ho sbagliato a premere e per sbaglio avevo chiuso. Brava! Come sono brava! Ti ho fatto? No, non vi ho fatto. Ok. Vediamo. Bene, effetti per 500 gemme vuol dire che c'ha parecchi posti, tra cui quello dove sono andata prima, che mi hanno fatto inesorabilmente, cioè mi hanno ammazzato come una banana. Dov'era poi quel posto? Qui sto tornando tipo indietro. Ah, però ci mancano solo 50 gemme. Mi pare che devo andare di qui. Sì. Poi di qui. E poi chiaramente... di qui. Oh, mi ha dato doppia farfallina. Grazie, mi serviva.
Che poi era anche buggata Sparks, se avete visto, è rimasta verde, doveva diventare blu e poi gialla, ma vabbè, basta che c'è diventata gialla perché questa parte è infame non poco. C'è non poco veramente, ragazzi. E vabbè, però quella dietro è proprio... sei proprio infame se mi prendevi pure tu. Dai, che ho finito il livello poi. Devo fare prima le rane, ragazzi. L'unica cosa è questa. Ma da dove stai tu? Cioè, chi ti ha visto, sincero? Sei un Sacian infame. E vabbè, Spyro, però pure tu. È infame, ragazzi. Cioè, dai. Perché io sparo e lui non... cioè, sparo la fiamma e lui... lui niente, decide che non deve prenderle. Cioè, dai. Questo è l'ultimo drago. No, la verità è che sono Nabba. Damon. Grazie per avermi liberato. Mi sembra di essere rimasto qui da quando avevo la tua età. Oh, no. Già, ricordo che... devo andare. Subito ha presagito che... cioè, sarebbe stato un racconto di 14 secoli, motivo per il quale ha detto niente. Ha detto no, oh no. Ha detto devo andare, per essere spicciativo. Io spero che queste siano le ultime gemme, ragazzi. E invece no. Ah, invece sì. Meno male. Allora, quindi abbiamo fatto... la faccio io la canzoncina Spyro 2. 500 gemme su 500 e 4 dragozzi su 4. Nessun uovo, per fortuna, perché se ci fosse stato anche un uovo, sinceramente, seppuku garantito su questo livello che è difficile, 64%. Benissimo. Direi che per questo livellozzo può bastare. È stato arduo, ma non troppo. Vi aspetto come sempre in tanti con i commentini giù. Vi invito come sempre a mettere un like di incoraggiamento che non fa mai male, di iscrivervi al mio canale a meno che non lo siete già e di rimanere sempre aggiornati iscrivendovi e mettendo un like o un segui alla mia pagina Facebook oppure Instagram. Questo è quanto e alla prossima, ciao!